Cari amici, eccoci in questo bosco bellissimo di collina, siamo circa 1000 metri e siamo in una faggeta, questo è un bosco di faggi. I faggi l'hanno conquistato questo bosco perché il faggio incomincia a crescere nei boschi di quercia e possiamo dire, secondo gli antichi, si diceva che la quercia era il re del bosco. Il faggio e il carpino sono i vassalli, però il faggio cresce molto rapidamente, vedete che lui si radica poco e si staglia verso l'alto, vedete che bellissimi questi alberi altissimi. E dopo essersi alzato rapidamente butta le sue radici all'intorno, soffoca le querce, soffoca tutta l'altra vegetazione, qui vedete, non vedete agrifogli, non vedete nemmeno l'edera attaccati al faggio, il faggio è fortissimo con la sua corteccia. Si difende dalla dedera, diversamente per esempio da quanto fa il larice che abbiamo qui vicino o altre piante, no? E quindi noi capiamo per la legge delle segnature la potenza di questo albero, che vuole la supremazia, vuole conquistare il bosco e poi conquista il bosco. Quindi noi useremo la sua corteccia, ed è cotta la corteccia, per rinforzare il sistema immunitario quando questo sia aggredito per esempio da un virus. Ecco, allora c'è l'aggressione di un virus, questo rinforza il sistema immunitario. Lo useremo anche per esempio nel Covid, si usa proprio la corteccia di faggio associata col nocciolo per esempio per antagonizzare la tendenza alla sclerosi polmonare che è successiva al coronavirus. Abbiamo visto in un precedente video il sorbus che stimola le difese immunitarie innate. Ebbene, il faggio stimola le difese immunitarie acquisite, perché è un potentissimo elemento. Noi possiamo prendere le foglie del faggio e fare degli impacchi, applicarle, fare anche degli infusi, attenzione a non berne troppo perché stimoliamo in maniera anche eccessiva il sistema immunitario, e altrimenti possiamo fare dei decotti della corteccia. Possiamo fare anche dei preparati particolari dal legno di faggio e ricaviamo un prodotto che si usa in omeopatia che si chiama creosotum, dal distillato secco del legno del faggio, il quale creosotum è un potentissimo antineoplastico e si usa proprio come antineoplastico. Quindi il faggio è un immunostimolante molto importante, è una pianta che vedete, la vedete qui, no? Una volta qui c'erano querce, c'erano dei larici, pian pianino. Il faggio, questa pianta che cresce appunto rapidamente, aggressiva, ha conquistato tutto, sta conquistando tutto, sta impedendo agli altri di svilupparsi nella loro e sta diventando lui il re, è il vassallo, un po' come è successo con i Merovingi e poi i Carolingi, diremo i maggiordomi di palazzo sono diventati poi i re. Ecco qui la potenza di questo albero meraviglioso che è il faggio. Quindi ragazzi, andate in collina, cercate questo albero, raccogliete le foglie che tra l'altro questa fanciulla che vedete qui vicino ha raccolto prima le foglie del faggio per il suo principe. Il principe ha un orzaiolo e lei farà un impacco di queste foglie per l'orzaiolo del suo principe. È un impacco antinfiammatorio meraviglioso, lei farà un impacco di queste foglie. Questo faccio proprio un impacco antinfiammatorio, stimolante, diuretico e così via. E poi invece vogliamo prenderlo a livello per bocca, prendiamo invece gli estratti, i decotti della corteccia. Quindi vedete, vi invito, guardate che meraviglia, la potenza di questo bosco. Io penso che qui veniamo a respirare energia allo stato puro. Arrivederci al prossimo video.